Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'algoritmo di giugno. Questi video in cui parlo dell'algoritmo sono quelli che vi interessano di più, perché ogni mese andiamo a vedere come cambia l'algoritmo, quali sono state le novità ed effettivamente come potete agire per contrastare questi cambi di algoritmo. Quindi oggi andiamo a vedere quali sono state le novità e come possiamo andare a sfruttarle per crescere maggiormente su TikTok. Prima di iniziare mi presento, io sono Federico Rognoni, sono CEO e founder di Zed Production e in questo canale YouTube parliamo di TikTok in tutte le sue forme, come crescere eccetera, quindi se ti interessa l'argomento ti consiglio di iscriverti qui sotto. Partiamo da alcune novità che sono state introdotte, le dirò velocemente perché sono veramente tantissime. Prima di tutto, adesso c'è una nuova schermata che si chiama Friends, che è dedicata a tutti i nostri amici, quindi quelle persone che noi seguiamo e loro ci seguono, e in questa schermata vedremo tutti i video che andranno a pubblicare. È andata a sostituire la sezione Discover, dove invece avevamo tutte le challenge che lanciava TikTok. Quindi sicuramente questa novità ci permetterà di avere una maggiore relazione anche con utenti che conosciamo effettivamente. Altre novità riguardano il mondo delle live, infatti sono entrati nel mondo del gaming, quindi si potrà andare a streamare in mondo gaming. Ci sono tutti il mondo in Indonesia, hanno lanciato dei test per fare dei videogame direttamente dentro TikTok. Per quanto riguarda invece l'Italia, abbiamo avuto aggiornamenti sul fatto che a breve lanceranno gli abbonamenti per i creator un po' più grandi e soprattutto sotto invito. Di tutte queste novità comunque parleremo in video specifici, perché sono veramente tantissime e questo video potenzialmente potrebbe durare un'ora, quindi ne parlerò in video specifici. Comunque sappiate che TikTok sta lanciando veramente tantissime novità e questo porterà dei rallentamenti all'algoritmo come sempre, di conseguenza stiamo molto attenti e seguiamo i prossimi consigli che vi darò. La prima informazione che dobbiamo ricordarci è che a breve ci sarà l'estate e di conseguenza i studenti finiranno la scuola e avranno molto più tempo per passare su TikTok, ma soprattutto avranno degli orari completamente diversi rispetto al passato. Infatti fino a una settimana fa, e adesso non so quando uscirà questo video, comunque probabilmente in quando uscirà questo video siamo già verso la fine della scuola, tendenzialmente gli utenti non si sveglieranno più alle 7 di mattina per andare a scuola e poi fino all'una saranno dentro una classe. Tendenzialmente si sveglieranno alle 10, alle 11 e prenderanno subito in mano il proprio telefono. Quindi se abbiamo un target che tendenzialmente in questo momento è in vacanza o perlomeno non va a scuola, ricordiamoci che pubblicare alle 11 potrebbe essere un ottimo orario, perché gli utenti tendenzialmente utilizzeranno TikTok appena svegli. Quindi se noi vogliamo avere un target di riferimento che sono studenti oppure persone che tendenzialmente vanno a scuola o in questo momento sono in vacanza, ricordiamoci gli orari di riferimento che sono completamente diversi rispetto a una settimana fa. Secondo punto, come dicevamo, TikTok sta lanciando moltissime novità, sta rivoluzionando la piattaforma. Come vi ho detto, ha lanciato le storie, ne abbiamo già parlato nel mese precedente. Ha cambiato le sezioni, adesso c'è la sezione Friends al posto di Discover, hanno inserito una maggiore qualità a livello di live, infatti abbiamo diverse novità, ad esempio possiamo mettere moderatori eccetera, hanno messo novità anche nella sezione del nostro profilo, infatti abbiamo la sezione dei salvataggi, ad esempio anche nel nostro profilo quando scorriamo nei per te possiamo salvare direttamente i video con un tasto dei salvataggi che è molto simile a quello di Instagram, quindi le novità sono veramente tantissime e ogni volta che aggiungono tante novità ci sono dei server nei quali queste novità vengono aggiunte per fare una sorta di fase di rollout in cui vanno a testarle e capire se queste funzioni funzionano effettivamente oppure no, e di conseguenza per capire se queste funzioni hanno un'applicazione anche con gli utenti e quindi le vengono apprezzate, TikTok deve fare i test. Quindi più durano questi test, più l'algoritmo sarà un po' lento nel distribuire i contenuti, a maggior ragione dobbiamo aspettare. I video ho notato che vengono distribuiti con molta più lentezza, se prima il video ci metteva circa un'ora per partire, adesso ci può volere anche 2-3 giorni. Quindi quando noi vediamo un video che sta andando male non iniziamo a lamentarci o comunque iniziamo a cancellare i video, ma aspettiamo, perché il video potrebbe partire anche con giorni di distanza da quando l'abbiamo pubblicato. Sempre più persone si stanno iscrivendo a TikTok e creano contenuti, di conseguenza l'altezza dei video che deve andare bene è sempre più difficile andare nei per te e raggiungere un grandissimo pubblico, e qui entrano in gioco una fortissima categorizzazione che diventa sempre più importante. Infatti TikTok
TikTok deve capire esattamente a chi proporre contenuto per evitare che il video venga distribuito a un pubblico che non gli interessa e di conseguenza poi il video va male. Quindi categorizziamo sempre molto bene i nostri contenuti, utilizziamo le keywords, quindi parole chiave da utilizzare ad esempio nella descrizione, nella biografia del profilo, nel nostro nome, all'interno degli hashtag. Sempre importante utilizzare hashtag ben chiari che vadano a identificare la nostra nicchia e non parole a caso, per esempio per te eccetera, che non fanno capire a TikTok a chi far vedere il nostro video. Stiamo molto attenti a categorizzare il nostro contenuto anche nella fase di passività, quindi quando noi siamo su TikTok e guardiamo i contenuti a caso, stiamo molto attenti a cosa guardiamo, facciamo in modo che il nostro profilo sia ben categorizzato sulla nostra nicchia di riferimento. Quindi ad esempio se troviamo nei nostri per te un video di un balletto e non è assolutamente quello che facciamo, teniamo premuto e premiamo su non mi interessa, in questo modo l'algoritmo capirà più facilmente qual è la nostra nicchia e quindi a chi proporre i nostri contenuti, così che se anche faremo meno visualizzazioni, quelle visualizzazioni saranno tutte in target e quindi il video andrà meglio. Come ho detto, ci sono sempre più utenti che creano contenuti, quindi la qualità del video diventa sempre più importante sia a livello di luminosità. Abbiamo già detto più volte che la luminosità è importante sia per la qualità video, ma anche per far capire a TikTok cosa è presente nel contenuto ed evitare che ci siano cose che vanno contro le linee guida, ma soprattutto fare un video di qualità a livello di storytelling, fare in modo che l'utente entri fin da subito all'interno di TikTok e quindi guardi il nostro contenuto per intero e non che dopo 2 secondi si annoia e passa a quello successivo, perché il watch time diventa sempre più importante. Quindi facciamo in modo che la nostra concentrazione vada sempre sul mantenere l'utente per più tempo possibile all'interno del nostro contenuto. Se il watch time diventa sempre più alto, TikTok distribuirà quel contenuto a sempre più persone. Quindi quello che facciamo all'inizio del video, il nostro hook iniziale, è sempre più importante e un modo per capire come strutturare un hook potenzialmente forte, magari farò appunto dei video in futuro in cui ne parlo, ma è quello di utilizzare una sorta di strategia di reverse engineering. Quindi andiamo a vedere gli altri contenuti, segniamo cosa fanno all'inizio del video, soprattutto quei video che sono virali o che comunque stanno andando bene, e cerchiamo di sfruttare quei consigli che impariamo direttamente da altri nostri competitor o persone che fanno contenuti per utilizzare quelle strategie di attrazione del pubblico fin dall'inizio anche per i nostri contenuti. Le live sono sempre più al centro, infatti abbiamo notato che TikTok sta aggiungendo moltissime novità all'interno delle live, proprio perché vuole competere non solo con Instagram per il tempo degli utenti, ma anche con Twitch, YouTube eccetera. Quindi le sta aggiornando sempre di più le live, sta aggiungendo sempre più funzioni, e questo fa sì che ci fa capire che noi dovremmo utilizzare le live, perché se TikTok vuole qualcosa tendenzialmente ci dà più visibilità. Quindi sfruttiamo le live, creiamo dei format innovativi, fare in modo che gli utenti ci possano scoprire attraverso le live. Infatti a differenza di Instagram, dove le live vengono viste solo da coloro che ci seguono, se la nostra live inizia a andare bene, TikTok inizierà a distribuirla anche nei per te e quindi a persone che non ci conoscono ancora. Quindi se facciamo un bel format che agli utenti piace, tendenzialmente potremmo raggiungere anche del pubblico nuovo e quindi non solo crescere con i nostri contenuti, ma crescere anche tramite le live. E in questo caso io vi consiglio di utilizzare la funzione intro, che permette di spiegare cosa state facendo durante la live in poche righe. Così se un utente non vi conosce e arriva sulla vostra live per caso, potrà capire fin da subito qual è il vostro format e se gli interessa continuerà a vedere la live e quindi potenzialmente avete un nuovo follower o comunque un nuovo utente che potrebbe essere interessato ai vostri contenuti. Tra l'altro a breve si potrà andare a streamare probabilmente anche da PC, quindi molto simile a quello che avviene su Twitch, che sicuramente sarà una bomba appena esce, perché gli utenti potranno andare in live direttamente dal proprio computer, andare a streamare videogiochi che giocano direttamente dal PC o da altri dispositivi, e quello sarà una rivoluzione perché potenzialmente potrebbe veramente competere con Twitch. Ultimo punto veramente molto importante è quello di sperimentare tutte queste nuove funzioni che stanno lanciando, come ad esempio le stories. Le stories io ho visto che moltissimi utenti non le stanno utilizzando e questa è una cosa non positiva, perché quando un'applicazione lancia una nuova funzione deve avere abbastanza dati per capire se quella nuova funzione piace agli utenti. Quindi più storie fate, maggiore sarà la visibilità che darà a queste storie, perché TikTok
TikTok ha più dati a disposizione per migliorare le stories e capire cosa piace agli utenti. Stessa cosa per tutte le altre funzioni che sta lanciando, quindi ad esempio l'editing video all'interno dell'editor, le nuove funzioni, ad esempio le GIF, tutto quello che lancia TikTok cerchiamo di prenderlo al balzo e sfruttare quella nuova funzionalità. Ad esempio stanno lanciando tantissimi effetti, proviamo a utilizzarli per creare dei format innovativi che permettano di essere subito riconoscibili. Abbiamo parlato recentemente del fatto che ci sono molti creator che hanno fatto loro dei effetti creati all'interno di TikTok e li hanno sfruttati per creare un format e rendendoli così riconoscibili. Un esempio è Bella Porsche, che ha creato quel video con l'effetto zoomato e da quel video ha fatto migliaia di follower, ma in realtà diversi milioni, e con quel video ha fatto decine di milioni di views. Quindi tendenzialmente cercate di sfruttare gli effetti che vi dà TikTok per creare dei format innovativi, perché TikTok, quando lancia qualcosa di nuovo, dà maggiore visibilità a quella singola funzione. Quindi questo è un po' quello che è cambiato a giugno e che dovete cercare di utilizzare per i vostri profili all'interno di questo mese, e in realtà fino a quando non ci saranno nuovi aggiornamenti. Sicuramente a luglio faremo quello di luglio, però per adesso cercate di seguire questi consigli, perché sono veramente molto molto importanti se volete continuare a crescere. Soprattutto quello di orari diversi durante l'estate sarà un punto fondamentale nella vostra strategia. Se questo video ti è stato utile, ti invito a iscriverti qui sotto, perché ogni giorno esce un video a tema TikTok nel quale parliamo di crescita, funzioni, algoritmo, eccetera. Quindi se ti interessa l'algoritmo, ti consiglio di iscriverti qui sotto, e per il resto ci vediamo al prossimo video.